Ragazzi, questo video non era previsto di uscire, è abbastanza estemporaneo, non è stato programmato né niente. È uscito al cinema Deadpool & Wolverine e in classifica sulla top 50 globale di Spotify c'è Bye 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 degli NSYNC. È un brano che sicuramente tutti quanti conoscono, è stato una hit pop nel 2000 quando andavano di moda le boy band, e ho detto perché non ricrearla questa canzone. Doveva essere un video short solamente per i social, e anche il brano ricreato è stato ricreato in pochissimo tempo, però in realtà non è stato così semplice, quindi alla fine ho deciso di farci un video anche per YouTube. Quindi senza stare a parlare del più e del meno, andiamo direttamente sul progetto. Allora, il progetto è apparentemente molto semplice: abbiamo delle batterie formate in realtà da 4 livelli, kick, snare, hi-hats, è un crash, chiaramente stiamo parlando solamente del ritornello, bassi due layer e molti synth. Partiamo con lo strumento principale, che è quello su cui ho perso molto tempo, che sono gli orchestra lit, per intenderci questi, che andavano molto di moda nel pop anni 90 e 2000, e credevo di cavarmela trovando un suono simile su Nexus, ma in realtà no, e ho scoperto che l'unico ad avere questi orchestra lit che sono stra popolari è questo plugin dell'Arturia, il CMI5, se si legge così. Questo plugin è l'unico che ce l'ha, che suoni così come nel brano, che in realtà da solo suona anche male. Questo plugin è come un sampler pro vecchissimo, e chiaramente la qualità del suono è quella che è. E ho scoperto che questo era un must, e quindi ho utilizzato questo. Poi anche sapendo che il brano è uscito fine anni 90-2000, penso che abbiano anche loro utilizzato questo. Appena ho iniziato a ricreare il brano, questo plugin non ce l'avevo. E quindi ho cercato di fare diversi layer, utilizzando per lo più Nexus, credendo di cavarmela con Nexus. In realtà mi sono avvicinato abbastanza, ma per avvicinarmi ho utilizzato uno stab, un brass stab, due stab, questa è una specie di plaque che funziona sempre da stab, quindi con molto attacco, qua delle strings staccate e un piano house. E tutto sommato era anche vicino al suono, ma gli mancava proprio quell'impatto, quell'attacco che non riuscivo a dare in nessun modo. E dopo una frustrazione lunga sono riuscito a trovare questo plugin, che ovviamente mi ha risolto, però non ho utilizzato da solo. Comunque alla fine tutti i miei layer li ho lasciati, ne ho mutato solamente uno, le strings, e quindi alla fine il suono è questo. Perché se avessi tenuto solamente questo, il suono è talmente brutto che comunque si sentiva, nonostante tutto. Adesso non so loro come hanno fatto, se hanno messo anche loro dei layer di qualche altro sintetizzatore, ma il suono di per sé è veramente brutto. Comunque così, secondo me, sono abbastanza simile. Ok, poi abbiamo delle strings, due layer di strings, ho un pad e uno strings. Strings create con Analog Lab. E un layer di pad utilizzando Serum. Insieme. Giri di accordi molto semplici. Sono quei classici giri di accordi che non vorresti utilizzare più perché sono stati utilizzati e riutilizzati. Però quando c'è la composizione fatta bene, qui stiamo parlando di un'ottima composizione, anche se sono giri di accordi utilizzati, non si sente la banalità e comunque il brano rimane in testa. Poi abbiamo delle lead che fanno solamente qualche nota, ho utilizzato due layer, Serum, con retrocoro che gli desse un po' più di brillantezza, un'equalizzazione che busta ancora più le alte. E un altro layer sempre con Serum, con nessun effetto in realtà. Questo è molto più alto come suono. E i due suoni si fondono creando questo. E
Ecco, questo non è proprio uguale, qui non ci ho perso molto tempo. Qua servirebbe un suono un po' più staccato, un po' con meno coda e forse un suono un po' diverso. Però, ripeto, è un video... Questa canzone è stata creata nel più breve tempo possibile perché doveva essere un contenuto solamente per i social. Allora, poi abbiamo degli effetti, questi sono molto importanti perché sono degli impact. Questi impact fanno da rinforzo agli orchestral hit, dando ancora più attacco al suono e ancora più impatto. Ascoltiamoli insieme. Invece senza. Allora, in realtà è poco percettibile, però comunque gli dà quella cosa, quell'impatto in più di cui ha bisogno questo suono. Passiamo poi ai bassi, un basso principale. Ho utilizzato Analog Lab, ARP 2600, ho equalizzato un po' per togliere le frequenze che non mi interessavano e ho utilizzato un ARP Bass per dare più armoniche intorno agli 80 Hz, perché confrontandolo col brano originale uno spettro di frequenza vedevo che c'era proprio un boost sulle 80 Hz, però non volevo solo boostare il suono, volevo un po' arricchirlo il suono. E poi abbiamo un altro basso che in realtà è quasi impercettibile ma dà movimento al brano, ed è un basso arpeggiato dove io ho tagliato la parte dei sub e anche un bel po' la parte intorno ai 1000 Hz. Ho utilizzato sempre Analog Lab, un OpenACID. Questo plugin, ok, io ho utilizzato un preset di Analog Lab, ma in realtà ho proprio il plugin per intero dell'Arturia di questo, che è molto interessante per fare i synth arpeggiati. Allora, il basso arpeggiato suona così. Serve solamente per dare movimento. Quindi due bassi confluisco in un gruppo dove aggiungo un po' di saturazione, compressione, una compressione sidechain ovviamente che si attenua quando c'è il colpo di kick, un bass lean per allargare un po' più l'immagine stereo del basso anche se è piuttosto larga, compressore multibanda dove ho attenuato sotto i 50 Hz e ho boostato leggermente gli 80-90 Hz però sempre comprimendo. I bassi insieme suonano così. Beh, in questo caso il basso arpeggiato non dà fastidio al basso principale in quanto si muove nello spettro sonoro a destra e a sinistra. Se fosse stato più a centro forse avrebbe dato un po' fastidio, forse in quel caso avrei scelto un altro suono, un po' meno bassoso, ma in questo caso alla fine tutte e due potevano convivere, quindi l'ho lasciato così. Batteria. Allora, questo che vedete qui è un kick muto che mi serve solamente per dare l'input per il sidechain, invece questo è il kick che suona. Nessun trattamento. Snare, in questo caso ricreare lo stesso snare mi ha dato qualche problema effettivamente. In realtà è un suono di snare che non mi piace, quello originale del brano, però ci sta bene nel brano. Allora io l'ho ricreato utilizzando tre layer di snare, equalizzandoli tra l'altro e... sì, solo equalizzandoli, dai. Qualche transient designer per dargli un po' più di attacco. Ho questo layer di snare che c'ha molte medie, un pochino di basse, a cui ho tagliato completamente le alte, anche se già ce n'aveva poche, e che c'ha molto transiente. Qui uno snare di stampo anni 80, quindi molto ciccione, con molte basse, a cui ho tagliato le alte. E poi un clap, che ho tenuto così com'è, che appunto mi copre la parte delle alte frequenze. Ascoltiamoli insieme. Plugin che vedete qui li ho messi ma poi li ho disattivati perché non mi servivano. E infine abbiamo gli hi-hats. Importante in questi hats è questo piatto aperto perché dà l'accento. Si ripete ogni 8 battute alla fine delle prime 4 battute. Ascoltiamo gli hats insieme.
Gli Heads suonano molto reali nella canzone originale, quindi ho cercato di dargli un po' quell'organicità del suonato. E poi un crash iniziale per dare impatto. Ascoltiamo la batteria completa. Adesso ascoltiamo l'originale e poi ascoltiamo la mia base con la voce strapolata a cappella, come sempre. Ascoltiamo il mio. Allora ragazzi, considerando che non ci ho perso poi tantissimo tempo, anche in mixing e mastering, tutto sommato ci siamo. L'originale c'è un po' più di basse, è un po' più coeso e il synth che fa le note singole, quello effettivamente lo sento un po' diverso e un po' mi dà fastidio. Però tutto sommato alla fine diciamo che è quello. Alla fine, come dico sempre, la mia intenzione non è di rifarlo identico e spiccicato, è di farlo il più vicino possibile per capire come è stato creato il brano. Spero che in qualche modo vi sia stato utile questo video, perché a me in realtà è stato utile. Più che altro ho scoperto un plugin nuovo che è l'unico del suo genere, nonostante sono passati tanti anni, a fare una cosa che è stata in realtà un suono iconico degli anni 90, tra l'altro. Questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora ragazzi, a posteriori, dovendo editare il video, quindi dovendolo ascoltare più volte il brano, mi sono accorto che manca uno strumento e io non ci avevo fatto caso. Mi sembrava un po' vuota la base, però effettivamente alla fine ho detto ah, ci sta tutto sommato. In realtà c'era uno strumento che è completamente sommesso, ma che più si ascolta il brano e più esce fuori, che è la chitarra con il wah. È una cosa che non mi aspettavo ci potesse essere, però in realtà c'è. E fa la differenza, è proprio quello che manca nella mia base.